il seme dell'interesse verso la cosa pubblica. Ragazzi che onestamente poco avvezzi, poco abituati, poco inclini a interessarsi della comunità in cui vivono, se alcuni di loro, speriamo molti di loro, saranno solleticati, interessati a capire come funziona il mondo che li circonda, l'amministrazione che regola le loro vite, e qualcuno di loro interessato a partecipare a questa, alla vita pubblica, ecco, questo è il sogno. 8 incontri in altrettanti istituti superiori della provincia di Arezzo. Parte così un progetto che porterà l'educazione civica e l'interesse per la res pubblica alla portata dei giovani, su iniziativa dell'associazione Intratevere Tarno, presieduta da Stefano Tenti. È raccontare ai ragazzi di tutte le scuole, perché saranno collegate tutte le scuole della provincia attraverso la pagina Facebook di Arezzo TV, che riprenderà ovviamente ognuna di queste lezioni, portare alla conoscenza di tutti i ragazzi che lo vorranno, migliaia, i temi più importanti del nostro vivere civile, dai principi della Costituzione, sarà Beppe Fanfani a tenere la lezione, a che cos'è il Parlamento, l'Europa, l'istituzione Europa, dovrebbe essere il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, le regioni, quali funzioni hanno, Eugenio Giani, il nostro Presidente della Toscana, e via discorrendo. In collaborazione con la nostra emittente, gli incontri saranno in diretta streaming sulla pagina fan di Arezzo TV e i ragazzi potranno seguire, commentare e interagire. Vede la partecipazione in presenza di circa 2.000 alunni, poi gli altri si collegheranno in streaming. L'ufficio scolastico crede molto a questo progetto perché dal maggio dello scorso anno, come ci dicono le linee guida, l'educazione civica è stata reinserita come disciplina all'interno di tutti gli ordini di scuola, anche se non è mai stata abbandonata, ma questo ci permette, con la trasversalità appunto dell'educazione civica, di dare la possibilità ai nostri ragazzi di fare una palestra di vita, che in qualche modo li condurrà nel futuro mondo del lavoro, dell'essere cittadini consapevoli e responsabili. Riavvicinare i ragazzi verso le istituzioni, di creare una cultura di partecipazione che oggi purtroppo non c'è. Come lo faremo? Bene, abbiamo sfruttato l'idea della DAD, che è stata sempre bistrattata ultimamente come un qualcosa di negativo. Io ritengo che ci sia sempre qualcosa di positivo in tutte le esperienze da cogliere, e noi l'abbiamo colta, nel senso che perché non estendere questa partecipazione a tutte le scuole della provincia utilizzando proprio la tecnologia? Di qui il fatto che tutti gli incontri verranno trasmessi direttamente sulla piattaforma Facebook e tutte le scuole in contemporanea potranno assistere alla relazione del docente, dell'esperto, eccetera, e interagire con lui ponendo delle domande.